La Fed ha messo KO i mercati con il suo rialzo dei tassi di interesse. Il peggio alle spalle, però, ce lo dicono i protagonisti di House of Trading. Allora, carta verde, sottostante S&P 500, motivazione purtroppo è già un po' andata, ma di fatto mi aspettavo questo movimento rialzista soprattutto dell'S&P 500, che lo ritengo a tutt'oggi l'indice che a livello, diciamo, di analisi tecnica è quello messo meglio rispetto magari sia al Dow e soprattutto al Nasdaq. Un movimento che è già partito, insomma stiamo a più 2,4 nella seduta attuale, forse ecco un rialzo più importante rispetto a quello che mi aspettavo. Allora, che dire, io in realtà sto seguendo un grafico che diciamo accompagna l'indice in una trend line, in un canale ribassista. Ecco, hai disegnato la parte alta, anche la parte bassa, se lo mettiamo in un all'interno di un trend, lo accompagnava quasi perfettamente, e di conseguenza mi aspettavo che ci fosse anche un retest della parte alta della curva di questa dinamica. Effettivamente, guarda, lo hai disegnato molto bene, effettivamente prendere un ingresso, come dire, tre candele fa avrebbe portato ad un trade-off rischio-rendimento secondo me perfetto. Ecco, non abbiamo avuto quel tipo di fortuna, ma a mio avviso, ecco, in termini di trade-off possiamo stare più o meno bene anche ora, se mettiamo questo target intorno ad area 3900 punti. Secondo me ancora. E allora quali sono i livelli operativi che ci proponi, Giovanni? Allora, l'ingresso era a 3736, diciamo si prende una trentina di punti un po' più caro attualmente, il target 3899 e uno stop a 3579. La convinzione 5 stelle su 5 è il sottostante e la direzionalità che mi mette, insomma, più tranquillità tra tutte le carte che ho messo in campo, quindi anche in un'ottica diversa anche ai prezzi attuali, secondo me l'operazione sta in piedi ancora tranquillamente. Ti è piaciuta questa strategia? Bene, iscriviti al canale BNP Paribas, attiva la campanella e rimani sempre aggiornato sulle operazioni proposte dai trader e degli analisti che vedete sfidarvi ogni settimana alle 17:30 ad House of Trading.